Eccoci in studio per la seconda parte di Mondo Futsal, interamente dedicata al campionato di Serie D e ai due gironi, anche perché c'è Mister Micheletti che scalpita. Prima però ci dedichiamo al gruppo A e al primo servizio riguardante la sfida tra Real Folgora e Parrocchia San Giuseppe. Le interviste sono dell'impeccabile Daniele Porcelli, le immagini di David Da Silva, le interviste ai protagonisti. Dopo gara tra Real Podegora e Parrocchia San Giuseppe, un passivo piuttosto pesante, insieme al portiere Daniele Paris, comunque hai tolto tutto l'impossibile proprio a questa squadra che quest'oggi ti sei trovata di fronte. Allora, grazie per questo complimento. Oddio, è un primo tempo un po' più combattuto. Ci siamo difesi bene, abbiamo corso più che altro bene. E io oggi ero in giornata fortunatamente. Ecco, Loro una bellissima squadra. nel secondo tempo forse è mancata un po' più di tonicità da Sì, parte vostra. noi abbiamo questo grande difetto, che nel secondo tempo tendiamo a calare molto, soprattutto fisicamente. E comunque sia, io ho fatto quello che potevo, mi sono impegnato il più possibile, ed è stata una bella partita. Valerio, oggi abbiamo affrontato l'ultima in classifica, però nella prima parte qualcosa non stava andando per il verso giusto. Sì, abbiamo avuto qualche disattenzione difensiva nella prima parte e non ci trovavamo bene dietro con diciamo, il portiere che ci chiamava. E nel secondo tempo siamo riusciti a trovare un po' più di equilibrio e davanti abbiamo diciamo, approfittato delle occasioni che ci sono capitate rispetto al primo tempo. Diciamo la verità comunque, diciamola anche tutta, che voi avete provato da tutte le posizioni, avete trovato uno straordinario portiere avversario che Sì, vi ha tolto tutto. infatti gli devo fare veramente complimenti, un bravissimo portiere perché nel primo tempo abbiamo fatto due o tre parate veramente strepitose e nel secondo tempo siamo riusciti finalmente a penetrarlo. Complimenti veramente al C'era la portiere. voglia di tornare a vincere, ma in maniera anche decisa, far vedere che comunque non siete stata una squadra che avrebbe meritato comunque di uscire da questi playoff. La possibilità l'avete dimostrato più volte, oggi ancora di più. Sì, più che mai noi ci crediamo fino alla fine. Le ultime partite tra un po' di sfortuna e noi che siamo calati fisicamente, i risultati non sono venuti. Adesso siamo cresciuti, cioè siamo ritornati come le ultime partite, anche contro l'Ele un pareggio, ma abbiamo giocato come sappiamo giocare. Quindi noi fino alla fine noi proveremo a vincerle tutte, insomma. Una vittoria di squadra, una vittoria della società, ma una dedica particolare quest'oggi proprio al patron, vostro carissimo amico, perché quest'oggi. Sì, è vero, una dedica speciale al presidente che oggi compie gli anni e il gol, diciamo tutti i gol li abbiamo dedicati anche a lui, infatti nei spogliatoi gliel'abbiamo detto. Torniamo in studio dunque, questo è il servizio relativo alla sfida tra Folgora e Parrocchia San Giuseppe. Adesso passiamo invece all'impegno della neopromossa Sezze contro il Flora. Abbiamo prima gli highlights confezionati dalla squadra della Mondo Futsal Web TV, composta, lo sappiamo, da Giorgio Screpis, Gianluca Bologni e dall'inappuntabile Daniele Enrico Enrico Pasquale Pasquale Coluzzi. Coluzzi e non Daniele Porcelli. Linea alla regia. Che la festa possa avere inizio. Il calcio Sezze vuole celebrare davanti al proprio pubblico la conquista della Serie C2 ottenuta matematicamente già nella scorsa giornata. Al cospetto della prima della classe arriva la compagine del Flora 92, formazione che naviga in acque tranquille di centro classifica e che tenterà di giocare un brutto scherzo allo squadrone setino. Deviazione ancora in fallo laterale. Galateo scucchiaia il pallone per Marconi che prova il tiro e segna. Grandissimo gol da parte di Quirino Marconi. Su questo invito al bacio di Galateo ha scoccato un siluro rasoterra, ha indirizzato il pallone sul secondo palo. Marconi fallo intanto su Foggia. Prosegue l'azione ancora a tu per tu con il portiere. C'è Giovannelli che riesce poi in un secondo momento a ribadire in gol dopo essersi fatto parare il primo tiro.
rimessa laterale battuta dallo stesso Foggia, Parisella, Di Giorgio chiede l'1-2 con il proprio compagno Di Giorgio e c'è il gol del 3-0, splendida combinazione questa fra Di Giorgio e il numero 4 Giovannelli. E c'è intanto il gol del 4-1, tocco ravvicinato da parte di Colarossi su invito perfetto del proprio compagno di squadra Portas, troppo precipitoso. Ed è il fischio del direttore di gara, manda tutti negli spogliatoi con il risultato a favore del Calcio Sezze 3-1. Parte Barbierato e realizza il gol del 3-2, la palla che passa inspiegabilmente sotto le gambe del portiere. Calcio Sezze sembra adesso affidarsi molto più a giocate individuali che a un gioco corale. Parisella intanto, se ne va molto bene Parisella dentro il pallone, poi c'è Foggia che tutto solo sulla destra con il portiere Micozzi che era uscito per cercare di opporsi alla precedente azione. Di Giorgio, sponda meravigliosa per Parisella, Parisella sulla destra, il palo colpito da Parisella con la deviazione anche di Marini, gioca il pallone con i propri compagni, ancora Parisella, gli ritorna il pallone per Parisella e poi c'è il gol da parte di Marconi sul secondo palo che riesce a correggere in rete questa incursione del proprio compagno. Attenzione, c'è Galateo, il tiro intanto da parte del numero 11 del Calcio Sezze, Caiola, che trova impreparato Micozzi sul primo palo e segna dunque il gol del 6-2. Vediamo se proverà a calciare Di Giorgio, e infatti prova Di Giorgio, prima viene ribattuto il suo tiro da Micozzi e poi arriva una sentenza, quella di Marconi che autografa il gol del 7-2. Attenzione, finta intanto da parte di Parisella, giocata sontuosa, fenomenale da parte di Parisella che si libera con una finta di un avversario e poi scarica con tutta la potenza del suo destro il pallone sul secondo palo. In una circostanza su punizione ha messo soltanto un uomo in barriera e arriva ancora una volta il gol dell'8-3. È evidente che qualcosa non funziona nell'organizzazione del reparto arretrato quando ci sono i calci di punizione. E il direttore di gara dunque fischia alla fine di questo incontro. Il Calcio Sezze dunque consolida ancora di più i suoi numeri da capogiro, coglie il successo numero 22 in campionato su 26 partite disputate e si avvicina alla clamorosa soglia dei 200 gol realizzati in stagione. Per il Flora 92 una sconfitta che sicuramente è ampia dal punto di vista del punteggio, ma ha comunque disputato una prestazione onorevole la squadra ospite, che per un tempo e mezzo è stata in partita prima di capitolare sotto i colpi di Marconi e compagni. Queste le parti salienti del match, ascoltiamo ora le dichiarazioni dei protagonisti. Abbiamo disputato una partita egregia e diciamo una partita molto utile per quello che vogliamo fare in queste ultime giornate di campionato, no? Cioè valorizzare alcuni giovani e il Calcio Sezze è un test molto attendibile per poter provare o comunque testare alcune difficoltà che le partite propongono. Eravamo partiti con una programmazione a lunga scadenza, nelle prime giornate stavamo in una posizione di classifica forse neanche consona alle nostre caratteristiche tecniche oppure di esperienza. Adesso stiamo facendo questi esperimenti per migliorare e per preparare al meglio la stagione prossima. Sì, è vero, avevamo preparato la partita molto bene, solo che la squadra avversaria è veramente forte. E è già arrivata in C2 con molte giornate di anticipo, però tutto sommato siamo divertiti, è stata una bella partita, complimenti al Calcio Sezze. Siamo calati fisicamente, loro si trovano meglio a loro agio su questo campo, noi un po' di meno, però tutto sommato abbiamo retto bene. Beh, quello che ci siamo preposti è di arrivare a fine campionato imbattuti, quindi giocheremo ogni partita per cercare di ottenere il massimo risultato. È anche una questione di rispetto per le altre squadre che abbiamo già incontrato, non vogliamo mollare, non vogliamo fare favoritismi. Beh, con questo organico è dura dire diversamente, e in fondo il mister ci ha dato una grossa mano tenendo il gruppo compatto, le doti tecniche di ogni singolo giocatore del Calcio Sezze le conoscete anche voi, quindi non sto qui a ripeterle. In fondo, come ha detto il mio collega Foggia, onoreremo fino alla fine questa maglia, ma più che altro cercheremo di essere leali fino alla fine anche con le altre concorrenti che comunque giocheranno anche i play-off, e quindi è giusto portare a termine anche il fatto di essere imbattuti fino a fine stagione. Devo fare solo i complimenti ai ragazzi per tutto il campionato e quindi
Li ringrazio per come si sono comportati sia a livello disciplinare che a livello di allenamenti e tutto il resto. Sono stati sempre dei ragazzi insomma, molto umili e anche se sapevano di scendere da categorie superiori e quindi partivano da favoriti, da tutti eravamo considerati favoriti, loro hanno messo l'umiltà giusta per vincere il campionato e ad oggi ancora sono imbattuti. Cioè, la partita è stata diciamo esemplare, abbiamo giocato con sicurezza che già il campionato era alla nostra portata. Per quanto riguarda tutta la stagione, come ha detto prima il mister Spagnoletto, ringraziamo tutti i giocatori, mister compreso, per l'ottimo svolgimento del campionato. Noi già sapevamo, non voglio essere, però immaginavamo questa nostra cavalcata del campionato. E per quel che riguarda invece il prossimo anno, cosa succede? Devo raccontare un aneddoto. Il mister all'inizio del campionato ha scommesso con un nostro sponsor che vinceva il campionato a 5 partite prima, insomma, ecco. Quindi è diventato milionario allora. Ha vinto la scommessa, una cena per tutti, quindi ecco. Il prossimo anno? Il prossimo anno sarà una stagione che sicuramente ci vedrà protagonisti. Le dichiarazioni dei protagonisti. Chiudiamo anche il capitolo relativo al raggruppamento A, ci dedichiamo al girone B, innanzitutto parlando di questa sfida tra Tremenzuoli e Don Bosco. Ci sono le interviste a Enzo De Santis, preparatore atletico del Gaeta, e Giampiero De Clemente, l'allenatore del Tremenzuoli, interviste realizzate da Felice Pantanella. Enzo De Santis, allora, più sorfatto del previsto questa vittoria, mi sembra? Sicuramente sì, comunque purtroppo quando sono queste partite caldo, non dico preso sotto gamba, però secondo me sono le partite più difficili da affrontare, perché sappiamo che la squadra avversaria ha 0 punti, quindi il problema è stato quello. Abbiamo preso i primi 2 gol, proprio sembrava che stavano dormendo in campo. Poi c'è stata la reazione, però non abbiamo giocato bene. Questo Tremenzuoli, tu da quando hai deciso di far giocare tutti questi ragazzi? Perché mi sembra che all'inizio qualche esperto ce l'avevi ancora, no? No, in realtà sono sempre stati loro, anzi facevano un doppio sacrificio perché il sabato giocavano in Serie D e la domenica giocavano con l'Under 21. Però sai, è stato un sacrificio troppo grande, per cui alla fine sono praticamente mi sono giocato sia un po' i risultati in Serie D e qualcuno pure in Under 21, anche se però bisogna riconoscere che perlomeno in Under 21, anche se ci siamo piazzati al terz'ultimo posto, siamo riusciti a mantenere dietro altre squadre di caratura diversa. Questo servizio ha introdotto i nostri approfondimenti sul girone B. Innanzitutto vediamo i risultati, Tiziana. Sì. Iniziamo dicendo che siamo alla 26esima giornata e che c'è una squadra, Olympic Marina, che si è ritirata dal campionato, per cui Olympic Marina Minturno non è stata disputata. Antonio Palluzzi, Old Ranch 2-3, Sporting Terracina, Olympus 1-2, Città di Minturno Marina, Palavagnoli 4-5, Associazione Sportiva Ventotene Privernum, anche questa non è stata disputata, Visfondi, Real Terracina 2-4, Atletico Sperlonga, San Giovanni Spigno 6-5, Don Bosco Gaeta, Tremenzuoli 3-2. E allora chiamiamo in causa il mister di questo Real Terracina Corsaro, Americo Vicini, raccontaci questo 4-2. È stata una partita che abbiamo giocato sapendo i risultati delle nostre avversarie, e quindi la sconfitta dello Sporting in casa contro l'Olympus ci aveva caricato a dovere per poter fare il risultato e superare lo Sporting già da sabato scorso, visto che giovedì c'è il derby a Terracina. E siamo andati là convinti di poter fare il risultato. Il primo tempo eravamo un po' contratti, avevamo un po' timore di non rimanere in partita e quindi abbiamo subito gol. Siamo riusciti poi nel secondo tempo a sbloccarci, il pareggio ci ha aiutato. Dopo il pareggio la partita è andata nettamente a nostro favore, siamo andati sul 3-1, abbiamo sbagliato 4 tiri liberi. Loro hanno giocato col portiere di movimento, hanno segnato il 3-2 e poi noi proprio all'ultimo secondo con
loro che giocavano col portiere in movimento, abbiamo fatto il gol del 4-2 dalla nostra area di rigore. È stata una partita bella, molto combattuta, con qualche scontro spigoloso, però ci sta, insomma, senza particolare cattiveria, ma solo grande animosità. Noi volevamo assolutamente riscattare la sconfitta dell'andata pesante, avevamo perso 10-1 in casa, e era una sconfitta che ci bruciava troppo, quindi volevamo assolutamente vincere per poter ancora sperare nei playoff. Adesso abbiamo i prossimi due partite. Un discorso in percentuale, se volessimo azzardarlo. Ma adesso i playoff si giocano tra noi Sporting e Olympus. Diciamo che noi e l'Olympus abbiamo qualche possibilità in più rispetto allo Sporting, perché lo Sporting comunque gli scontri diretti al girone di ritorno li ha persi tutti, quindi a parità di punteggio sarebbe indietro sugli scontri diretti. E in questo momento secondo me è leggermente favorito l'Olympus rispetto a noi, ma più o meno un 50% loro, 40 noi e 10 lo Sporting. Alberto, come vedi questa situazione anche alla luce di questo Olympic Marina che ha definitivamente gettato la spugna? Credo che ormai anche qui la griglia riservi solo l'ultima posizione, ecco, che sarà una bagarre, poi l'Olympus deve recuperare una gara e quindi credo che molto dipenderà dal risultato del derby di Terracina di giovedì, perché se lo Sporting Terracina non riesce a vincere, credo che poi rimane proprio una questione tra Real Terracina e Olympus. Sì, Amerigo, ad oggi qual è la tua idea in merito al vostro cammino, al vostro campionato? C'è soddisfazione? Si poteva fare di più? O... Io non sono mai tanto soddisfatto, perché comunque penso sempre che si possa ottenere di più. Diciamo che io sono subentrato a novembre al campionato in corso, quindi ho trovato una situazione già con dei giocatori, una rosa un po' troppo ampia. Infatti qualcuno è stato tagliato perché comunque non era utile al proseguo del nostro campionato, quindi abbiamo deciso di privarci della collaborazione di alcuni giocatori. E nelle ultime 15 partite abbiamo fatto 11 vittorie e 4 sconfitte e abbiamo perso, a parte una partita buttata via col Ventotene, però abbiamo perso solamente con Minturno Marina e Old Ranch, quindi le prime tre. Le prime. Poi le altre le abbiamo battute tutte, abbiamo vinto gli scontri diretti col Palluzzi, col Gaeta e adesso abbiamo battuto gli Sfondi. Le prossime due sono Sporting Terracina e Olympus e lì si decide il campionato. Se le vinciamo tutte e due o vinciamo con lo Sporting e pareggiamo con l'Olympus, molto probabilmente ci arriveremo noi ai playoff, perché poi abbiamo la penultima giornata, abbiamo l'Olympic Marina, quindi una partita che non giocheremo e avremo a tavolino i tre punti. Uh-huh. E l'ultima giornata giochiamo in casa col Tremenzuoli, facendo gli scongiuri, però fino ad ora riuscire a conquistarli, okay. Magari con fatica, ma dovrei riuscire a conquistare i tre punti. In porta siete solidi, questo lo sappiamo. Insomma. La porta ha assunto una certa solidità. Adesso abbiamo subito... Roberto, te lo aspettavi il rendimento di mister Micinidi anche su quel fronte? Vabbè, forse è una sorpresa per gli altri. Per me è una conferma che comunque... Se vuole e se ha continuità negli allenamenti può ancora tranquillamente calcare questi palcoscenici, magari categorie superiori, francamente non lo so, ma penso anche lui lo sa che... Però altri impegni poi, no? Però sì, oltre a quello poi ecco non ha più la costanza di allenamento che poteva avere qualche anno fa e quindi la Serie D secondo me con un allenamento anche minimo si può fare tranquillamente, perché lui sicuramente mette a frutto la grande esperienza di tutti i vari campionati che ha disputato. Daniele, voleva aggiungere qualche cosa? No, niente, soltanto un rapido sguardo ai risultati. Vabbè, la sorpresa della settimana sicuramente la sconfitta interna del Città di Minturno Marina, che tra l'altro perde a questo punto l'imbattibilità
stagionale proprio tra le mura di casa, inaspettata, sicuramente a vantaggio del Palavagnoli. Per quanto riguarda poi il resto, è ormai ben definito il minturno, che tra l'altro col fatto di aver vinto la gara 6-0 a tavolino lo sarà anche per tutte le altre formazioni fino alla fine della stagione, con questa rinuncia dal campionato dell'Olympic Marina. E finalmente si rende vivo anche questo finale di stagione proprio con questo piazzamento, l'ultima piazza ormai, perché sembra che le, a meno dalla seconda alla quarta, ormai siano abbastanza delineate. Perfetto, ma la redazione del Sud Pontino, anche per tirare un po' le somme sul raggruppamento B, ha confezionato per noi un ulteriore approfondimento. Dunque, diamo la parola alla regia. Pronti con il punto sulla Serie D, girone B, dove ci sono stati degli importanti cambiamenti per quanto riguarda le posizioni di vertice, visto che il distacco tra le due compagini di Minturno, ovvero Minturno e Minturno Marina, è aumentato sensibilmente. Infatti il Minturno ha vinto ancora la sua partita, visto che l'Olympic Marina, è notizia della settimana, ha ritirato la squadra dal campionato, quindi 3 punti a tavolino per il Minturno, mentre il Minturno Marina ha perso in casa tra le mura amiche contro il Palavagnoli Idri, una sconfitta inaspettata che allontana il Città di Minturno Marina dalla vetta, ora distante 6 punti, e quindi lo scontro in programma sabato prossimo diventa quasi inutile in questo senso, perché ora il Città di Minturno Marina è staccato 6 punti, quindi non sa se un'eventuale vittoria può ancora permettergli di lottare per il campionato. La sensazione è che la sconfitta di sabato sia stata decisiva e che il Minturno sia ormai avviato alla vittoria, anche se mancano ancora 4 partite, non tutto è ancora detto, però ci sono ottime possibilità di vittoria del campionato di Serie D per il Minturno. Per quanto riguarda le piazze, le altre piazze, al terzo posto c'è l'Old Ranch 97 che vince in rimonta nel finale 3-2 grazie alla punizione del pivot Fabio Pannozzo, e allunga sul quarto posto della Visfondi, che perde in casa, visto le numerose squalifiche che condizionano sicuramente la partita di mister Padula, 2-4 contro il Real Terracina. Visfondi ora distante 8 punti, virtualmente 5, perché la squadra di Padula deve recuperare una partita, ma per ora 8 punti, anche se con una partita in meno, dal terzo posto. Al quinto posto si colloca il Real Terracina, che sta facendo un'ottima parte, un'ottima seconda parte di girone di ritorno, dopo essere partita un po' così e aver trovato poca continuità. Mister Micinini sta facendo un ottimo lavoro, sta vincendo tutti gli scontri diretti, dopo quello contro Palluzzi e dopo l'altro contro il Don Bosco Gaeta, è arrivata alla terza vittoria consecutiva contro la Visfondi, e adesso è al quinto posto la squadra della presidentessa Feudi, che vuole fare benissimo in quest'ultima parte di campionato e vuole qualificarsi ai playoff. Vittoria in chiave playoff molto importante anche per l'Olympus, che non molla, nonostante le squalifiche, vince 2-1 a Terracina contro lo Sporting, e quindi Sporting che perde una partita molto importante che potrebbe forse estrometterlo dalla lotta per il quinto posto, anche se anche in questo senso non tutto è perduto. Più dietro, terza vittoria consecutiva anche per l'Atletico Sperlonga, che vince di misura la propria partita e trova, come diciamo, la terza vittoria consecutiva per un finale di campionato buono, che lascia qualche rammarico per quello che è stato fatto in precedenza, ovvero poteva essere fatto qualcosa in più. Comunque, buon lavoro di mister Sant'Angelo nel finale, che ha rimesso insieme bene la sua squadra. E per quanto riguarda la Serie D, ci sarà il turno infrasettimanale, quindi non si gioca sabato prossimo, ma si giocherà in settimana, in teoria il 25 aprile, ma molte partite sono state anticipate a martedì e mercoledì, e poi si giocherà sabato, quindi ci ritroveremo la prossima settimana a raccontare di due turni che potrebbero dire delle cose molto importanti, sia in chiave vittoria del campionato sia in chiave playoff. L'appuntamento con il Mondo Futsal Sud Pontino è per la settimana prossima. Benissimo, e dunque concludiamo così la nostra nuova puntata di Mondo Futsal, senza però
dimenticarci dei nostri riferimenti, vero ovviamente, Tiziana? Ovviamente, mondofutsal.net e youtube.com/mondofutsal.tv. Iscrivetevi al nostro canale perché veramente troverete tutto quello che volete sapere sul mondo del futsal. Salutiamo i nostri graditissimi ospiti. Stai facendo tutto tu, vai. Ok, iniziamo da Roberto Martin. Buonasera, buonasera a tutti. Facciamo un in bocca al lupo invece per le partite restanti ad Amerigo Mincinilli. Buonasera a tutti. Vi aspetto a Terracina giovedì alle 18 per il grande derby. Perfetto. I complimenti a Simone Janieri invece per la conquistata salvezza. Grazie, grazie, buonasera. E poi salutiamo l'inappuntabile questa settimana, sì. Daniele Porcelli. Io invece, prima di salutarvi, auguro in bocca al lupo a Latina per l'andata dei playoff contro il Napoli, in bocca al lupo proprio alla squadra nerazzurra. Appuntamento domani alle 16 al Pala Bianchini. È veramente tutto. Noi ci vediamo lunedì prossimo, buona serata. Buona serata.